Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi siamo tornati su 60 Second per un nuovissimo appuntamento, quindi entriamo subito e direi di fare una nuova partita. Andiamo su classico come al solito, facciamo Apocalisse, non mi devo sbagliare come l'ultima volta, e Fatman diciamo normale e iniziamo insieme. Forza ragazzi, questa deve essere la volta buona, l'ultima volta ho fatto solamente 19 giorni, però stavolta me la sento, ok? Me la sento, quindi forza. Allora, vediamo cosa ci dice Ted. Allora, da questa parte in bagno c'è il veleno, poi abbiamo l'acqua, la dama, da questa parte. Oh, Ted, che cazzo fai? Di qua, mi fermo qua. Mappa, prendi la mappa, prendi la radio, la valigia non posso prenderla, merda. Oh, fucile, preso. Butta giù tutto, ok, prendiamoci la dama, ci prendiamo un'acqua, andiamo a prenderci la maschera antigas, il kit medico, no, occupa due, non posso prenderlo, ok, butta giù, ok, ci prendiamo la maschera antigas, no, ha preso un'acqua, ok, oh, cibo, non c'è un cazzo ragazzi, dov'è il cibo? Ok, buttiamo giù tutto, anche se potevamo ancora uno spazio, in cucina, qua, tac, zuppa, e Timmy, che occupa due quel bastardo. Ok, però ci sarà molto utile nelle spedizioni. Quindi ultima tornata forse, se non riesco a fare nient'altro. Acqua, zuppa. E acqua ancora, perfetto. Te, Dolores proprio, no. Quindi buttiamo giù e ragazzi, mi sa che non riesco a prendere nient'altro. Non me la... Ah, no, torna qui. Basta, purtroppo non sono riuscito a prendere nient'altro. Speriamo di... Che sia andata bene, raga. Ci speriamo. Vediamo cosa abbiamo. Giorno 1, ok ragazzi, non abbiamo preso un cazzo. Allora, c'ho la radio, c'ho il fucile, c'ho la mappa. Ci abbiamo. Ah, vabbè raga, kit medico, lucchetto che l'abbiamo trovato, eccolo qui. Allora, mi preoccupa un po' la situazione, abbiamo secondo me poca zuppa. Acqua ce n'abbiamo abbastanza, però abbiamo poco mangiare. Vabbè, procediamo. Giorno 2. Vediamo cosa ci dicono. Allora, forse sarebbe meglio programmare i nostri viaggi, chi se ne frega, a te sta bene, almeno non peggio del solito, vabbè, nessuna fame, nessuna sete, procediamo, andiamo avanti, spedizioni, no, aspettiamo. Il governo ha appena annunciato che dovremmo uscire in superficie per arrivare a quelle case più predate. Indossare delle protezioni potrebbe non essere una cattiva idea, beh direi di sì, maschera antigasted, per forza. Vediamo giorno 3, non vedo differenza, no, forse del cibo? Eh sì, più 2 di acqua, più 2 di cibo, grandissimi, perfetto. Timmy adora. Ted ha molta sete, ma non gli do da bere, aspettiamo. Può aspettare a bere. Dobbiamo razionare il più possibile. Quindi si procede, sì così. Giorno 4, siamo già al giorno 4. Vediamo cosa ci dicono. Allora, Timmy è in pessime condizioni, dobbiamo dargli dell'acqua adesso, va bene. Ted sembra avere un piede nella fossa e deve immediatamente bere, va bene, dai, su, vi accontento, bevete entrambi, non rompete i coglioni, via. Spedizione, no, giorno 4 troppo presto, qualcuno sta bussando con insistenza alla botola, abbiamo paura di aprire, ma potrebbe essere una buona notizia, no? Saremmo ben lieti di accogliere, vabbè, vicino di casa Ned, siamo abbastanza sicuri, eh? Io forse l'avevo già vista questa e direi di aprire, ragazzi. Apriamo. Procediamo. Ho paura. Vediamo. Giorno 5. No, Mary Jane. Oh no. Quelli che ci aspettavamo erano guai, grandi o piccoli. Ma guai, non immaginavamo di trovare Mary Jane dietro la porta. Geniale, vabbè, si è nascosta nel frigo, grande. Mary Jane è molto stanca, anche se non sembra. Timmy è un ragazzino molto forte. Sta bene, mandate. Mary Jane, non ti curerò mai. Il kit mi serve. Tappare quel tubo non serve, quel liquido verde avevano aspetto, ma poi a quello del tavolo si dà pure il pavimento. Maschera antigas, è l'unica cosa che abbiamo. Non ho preso il libro dei Blue Scout. Raga, ho preso un po' troppe poche cose. Purtroppo non me la sento più stavolta, eh. Insetto gigante in basso. Bene, giorno 8, vediamo. Mary Jane è ferita, non abbiamo ancora fatto niente per aiutarla, non mi interessa. Nessuna novità riguardo Timmy, lo stomaco di Ted brontola. Vabbè. Per a mangiare puoi aspettare benissimo, Ted, mi spiace. Spedizione presto, no? Andiamo. Oh no. Dov'è il pallone quando ti serve? Siamo davvero annoiati, dobbiamo tenerci occupati, non è per niente salutare, passare ore e ore a contare le gocce. Qualcos'altro, giocate a dama, vai. Giocate a dama non è un problema. E direi che siamo a posto. Che cosa portare fuori? Ah scusate, aspettate, col cazzo, ti mando fuori quindi non ti do niente.
ti porti fuori la maschera antigas, direi. Vai. Per le radiazioni, meglio così. Se c'è qualcuno... Sì, la radio la usate. Vai, vai, sentite cosa succede là fuori. Vai. Vai, vai. Giorno 15. Vediamo cosa hanno sentito. Cosa ci dicono? Lo sapevamo, il governo non è caduto e stanno venendo a salvarci. Non hanno ancora comunicato le date esatte di radio, ma siamo sicuri che non manca molto. Mary Jane sta bene, Timmy ha molta fame, direi che possiamo dargli da mangiare. Vai. Oh. La nostra sottospecie di cena è stata interrotta da una voce roca proveniente da fuori che ci chiedeva se volessimo comprare una pietra. Ci siamo calmati quando abbiamo capito che si trattava del vecchio Jim, un nostro concittadino. Beh, in realtà non abbiamo mai capito bene dove abitasse. Forse dovremmo rispondere alla sua domanda, non è cortese far aspettare così la gente. E rispondiamo al benedetto Jim. Dai. C'è qualcuno all'uscio. Abbiamo un po' di paura, ma forse è il volto amichevole di un soldato americano. Apriamo? Aiuto. Cosa faccio? Non l'avevo mai incontrata questa richiesta. Io aprirei, però secondo me è una grande fregatura, ma apriamo. Oddio, è tornato Ted con niente. Cazzo ha portato Ted? Un mazzo di carte forse. Vabbè, la maschera, ok. Un mazzo di carte, cioè ci ha portato un mazzo di carte. Ma Ted, mangia. Poi raga, non mi ricordo. Stomaco di Ted brontola. Basta, solo lui. Buona, vai avanti. Spedizione, facciamola. Mandiamo Timmy. Di certo uno non si sospetta che una banda di persone vestite di vero si presenti alla porta. No. Via. Non apriamo nessuno. Assolutamente. Giorno 21. Quando il segnale radio è ripreso a funzionare ci siamo sintonizzati. La ricaduta ora dovrebbe... Ok, Ted ha fame. Mangia, Ted. Mangia. Andiamo avanti. È tornato Timmy. Non vedo nulla di nuovo. Ma raga, ma che cazzo? Cosa hai fatto, Timmy? No, non ci posso credere. Raga, non ha portato nulla. Ed è anche allo stremo ed è molto stanco. Ma non ci credo. Ma Timmy, ma che cazzo hai fatto? Nessuno può andare fuori. La situazione diventa critica. Allora, giorno 31. Raga, stiamo andando abbastanza bene. Forse sarebbe meglio programmare i nostri viaggi dopo essere usciti da qui. Timmy è in pessime condizioni, deve bere adesso. Ted non ha un cazzo di problema. No, deve bere, non mangiare. Timmy, bevi. Procediamo, che cosa portare fuori? Vai, Ted. Ti porti... Lo so che è rischioso, ma ti porti... Dov'è? La valigia, ti porti l'accetta e ti porti la maschera antigas. Quindi, insomma, Ted, vedi di fare delle buone cose. Vai, Ted. È incredibile! Ted è tornato. E ha portato il libro dei Boscout con sé. Grande, anche lui di acqua, la zuppa. Grande, Ted. Però mi hai perso la valigia, Ted. Dai, sono contento comunque, Ted. Grande, Ted. Chi dovrebbe andare là fuori? Nessuno può andare fuori. Ragazzi, mi sa che devo curare Ted. Timmy si sta comportando bene. Chissà se durerà. Ted ha fame. Raga, io mi sa che curo Ted. Lo curo Ted. E ha anche fame. No, Timmy va a fame. Raga, chi è che ha fame? Ted ha fame. Ma Ted ha sempre fame. Mangia Ted. Curiamo Ted, raga, per forza. Timmy lo mandiamo fuori. E gli diamo la maschera, direi, perché è sempre la cosa più utile, secondo me. Gli diamo la maschera. Vai, Ted, guarisci. Timmy è tornato, ragazzi. Ha portato la zuppa. Timmy. Incredibile, più 2 di acqua e più 2 di zuppa. Ted è impazzito. Ma non ci credo. Però Timmy deve mangiare e Ted è impazzito. Ma perché, Ted? Dai. Perché sei impazzito? 4. Maronna, dai, ma arrivano sti cazzi di esercito, dai. Le ferine di Timmy devono essere medicate. Non ce l'ho il kit, non ce l'ho. Stanno peggiorando le cose in maniera assurda, raga. Sta andando male. L'ultimo convocato radio dell'esercito, cioè alquanto turbati, non solo hanno posticipato la quarta volta. Io non so cosa fare, a questo punto lo do via sto fucile. Se arrivano i banditi cosa facciamo però? Siamo fottuti. Niente, basta. Purtroppo io glielo do il fucile, non so più cosa farci. Quarta volta che ce lo dico, raga. Quarta volta. Non so. Vediamo.
Abbiamo deciso di seguire gli ordini dell'esercito e di sbarazzarci del nostro futuro. È stata una scelta difficile, ma se questo è il prezzo da pagare per la nostra sicurezza, lo facciamo volentieri. Vabbè, senza acqua Ted non sopravviverà. Diamogli l'acqua e vediamo cosa succede, raga. Ted sembra in ottima forma per una spedizione, ma io, raga, voglio provare a sopravvivere così. La nostra maschera antigas dobbiamo provare a aggiustarla. Vai di libero di boscato, non c'è altro. Vai, vai, vai. Giusto. Giorno 69, ragazzi, dai, che secondo me ce la possiamo ancora fare. Forza. Timmy dovrebbe mangiare qualcosa. Deve bere. Vai. Ma non devo fare la spedizione? Ok, ok. Maschera antigas. Vai, Ted, ti prego. Potrebbe essere la nostra fine. È tornato Ted! È ancora pazzo, però è tornato. Ha portato solo del cibo, l'acqua, Ted! Cazzo, l'acqua, Ted. Sì, la valigia, la dama, ma che cazzo me ne frega. Devo fare un'altra spedizione subito. Subito. Non possono. Non possono. Giorno 78. Ancora pazzi, ovviamente, non c'è nulla da fare. Timmy deve bere. Ted brontola lo stomaco. Puoi mangiare, ma Timmy non puoi bere, mi spiace. No, assolutamente no, troppa poca acqua. È ora di fare qualcosa. Dunque, c'è un insegnante della scuola locale che è riuscito a salvare un gruppo di bambini e condurli in un edificio vicino dove... E noi potremmo proprio usare qualche provvista della loro. Già o no? Mi spiace ancora una volta, ma dobbiamo farlo. Abbiamo bisogno di provviste, ragazzi. Non posso fare altro. Giorno 80! Dov'è l'esercito? Team in pessime condizioni. Dobbiamo dargli dell'acqua adesso. Ted ha fame. Ted mangia. Team, io mi spiace, ma mi sa che... Ciao ciao, non so cos'altro fare, non so cosa dire. Giorno 81. Eccolo che Timmy se n'è andato, raga. No. Ha fatto uscire Timmy di testa, ha spalancato la botola ed è scappato via. Paura che non tornerà. Poteva essere la volta buona, e invece, raga, sta andando tutto a rotoli. Giorno 84. Ho sentito qualcosa. La radio, forse? Forse sarebbe meglio programmare i nostri viaggi dopo essere usciti da qui. La salute mentale di te preoccupa tutti, ma non sappiamo come aiutarlo. Razioniamo le provviste. Non chiede nulla. Meglio così. La situazione è disperata, le provviste scarseggiano e se non badiamo noi stessi, chi altro lo farà? Sappiamo per certo che la botola di rifugio dei nostri vicini avrà la serratura sempre rotta e che al suo interno possano esserci le provviste. Beh, c'è anche la possibilità che la vicina e i figli siano riusciti ad entrare in tempo. Ma a noi servirebbe qualsiasi cosa abbiano e siamo più forti. Facciamo loro una visitina? Madonna, raga, è la terza volta, però rischiamo di perdere Ted, ma rischiamo comunque di perdere perché non abbiamo provviste, quindi vai. È l'unica cosa che possiamo fare. Quattro bicchieri d'acqua e eravamo morti. Incredibile, raga, incredibile, incredibile. Più quattro di acqua. Ted ha fame, vai, bevi, mangia. Incredibile, ragazzi, se non impazzisce possiamo ancora rischiare di farcela, ragazzi, eh. A parte se arrivano i banditi, quello è un problema. Giorno 86. Giorno 86. Ted cerca di nasconderlo, ma niente, niente, niente. Non ci chiede nulla addirittura. Chi dovrebbe andare a fare? Nessuno. Nessuno, ragazzi. No, fine. No, cos'è successo? No, raga. Ma che cazzo è successo? Ted non è riuscito a vincere la follia che lo stava consumando. Oggi, seguendo i consigli del suo pupazzo di stoffa, in pratica un calzino, ha lasciato il bunker per non tornare mai più. Speriamo che lui e il crudele pupazzo che l'ha allontanato da noi si divertano molto insieme, che dire. Sopravvivere all'apocalisse non è mica un compito facile. Abbiamo trascorso 87 giorni nel rifugio, ragazzi. 87 giorni, nessuno è venuto a salvarci. Nessuno è venuto a salvarci. Oh, ragazzi, l'abbiamo quasi fatta! Vabbè, siamo morti. Direi che è stato comunque un bel appuntamento. Alla fine siamo riusciti a tirare fuori delle belle cose, ma purtroppo non è andata bene. Non fa niente, ci rifacciamo nel prossimo appuntamento. Questo è certo, ve lo giuro. L'appuntamento di oggi comunque finisce qui per il momento. Lasciate un bel like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, ragazzi, al prossimo appuntamento con il vostro frappo, il tutto a fare. Poi perdere! Vaffanculo!